Non è la prima volta che i soci della bocciofila di via Castelfidardo a Fano, dietro la parrocchia di San Cristoforo, che anziché impugnare le sfere e sfidarsi in accese gare, mettono mano a scope, ramazze e cariole per sgomberare le piste dai calcinacci e dai residui dei pannelli in cartongesso infradiciati che compongono il soffitto della struttura, caduti a terra per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto del locale in occasione di piogge torrenziali. Anche l'anno scorso, a causa di piogge particolarmente intense in questo periodo dell'anno, si verificò la stessa cosa, con un danno di oltre 700 euro solo per i materiali. Sia l'anno scorso che quest'anno la causa sembrerebbe essere la stessa: fogliame, aghi di pino ed altro che cade dagli alti fusti degli alberi che sovrastano la struttura e che non vengono potati dal comune, che intasano le grondaie e quindi impediscono il normale deflusso dell'acqua. È successo che ieri, quando è arrivato quell'acquazzone, l'acqua è entrata tutta dentro la bocciofila. Perché? Perché o le foglie, il periodo dell'autunno, quando cadono le foglie, o adesso che cadono tutti i fiori, quella cosa lì, intappano tutte le grondaie. Il problema è soltanto uno, il problema è che le piante, fino a che non si risolve il problema delle piante, noi avremo sempre questo problema, già è la seconda e la terza volta che ci allaga la bocciofila. Noi eravamo qua, tutta una volta, dopo 10 minuti, sembrava che piovesse dentro, non fuori. Le piste da gioco, invase dai calcinacci e altre controsoffittature infradiciate dall'acqua piovana, sono venute giù, causando danni e sporcizia ed anche una perdita economica alla società. Con l'utilizzo dei pannelli di fibra e poi ancora ce ne sono altri sopra, tutti bagnati, che sicuramente tocca tirarli giù perché non possono stare lì. E niente, dopo ci sono i danni dei campi da gioco, che d'altronde, entrando l'acqua, quella cosa lì, la sabbia, si è intacconito tutto. Adesso purtroppo, come lei vede, stiamo ripulendo tutti i campi da gioco.